Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Buon anno a tutti, oggi 1 gennaio, ci ritroviamo qui di nuovo insieme per tenerci un po' di compagnia. Il 1 gennaio è sempre stato un giorno molto particolare perché si fa un po' un recap di quello che è stato l'anno appena trascorso e soprattutto si fanno i buoni propositi, quindi si decide su che cosa vogliamo impegnarci di più nell'anno che abbiamo di fronte a noi, perché magari insomma abbiamo tanti progetti da realizzare, vogliamo diventare persone migliori, insomma è il momento giusto per dare una svolta alla nostra vita e cercare poi di mantenere i buoni propositi il più a lungo possibile. Quindi oggi sono qui con voi per fare proprio questo, parlare di quello che è stato il 2020 in generale e anche per me personalmente e poi condividere con voi i miei buoni propositi. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il 2020 è stato un anno molto particolare, probabilmente l'anno che non dimenticheremo mai nella nostra vita, un anno che entrerà a far parte dei libri di storia e sarà probabilmente una pagina nera dei libri di storia. Sappiamo tutti perché, inutile quasi dirlo, il coronavirus, questo virus che ha invaso il nostro pianeta e che l'ha messo in ginocchio. I primi casi ci sono stati all'inizio dell'anno, proprio a gennaio sono arrivati i primi casi in Europa e l'Italia, sappiamo, è stata colpita subito e in maniera massiccia da questo virus. Un virus che poi nel tempo si è diffuso in tutto il mondo, contagiando oltre 5 milioni di persone e provocando la morte di oltre 1 milione di persone. Un virus che ci ha spaventati perché ci ha fatti sentire deboli e indifesi, perché era qualcosa contro il quale non avevamo armi per combattere. Un virus che quindi ci ha da una parte terrorizzati e dall'altra ci ha piegati perché siamo stati costretti a cambiare radicalmente tutte le nostre abitudini. Abbiamo avuto 2 lockdown, il primo dei quali sicuramente non lo dimenticheremo mai, tante settimane durante le quali praticamente nessuno poteva andare a lavorare, quindi abbiamo dovuto fare i conti anche con delle ristrettezze finanziarie ed economiche, sia per chi ha avuto la cassa integrazione e sia per chi invece ha purtroppo perso il posto di lavoro. Ci sono state persone che hanno dovuto modificare le loro abitudini lavorative, lavorando appunto da casa e smart working, e soprattutto tanti studenti che hanno perso numerosi mesi di scuola. Questo ovviamente li ha portati a perdere non soltanto tante nozioni, tante cose che avrebbero potuto imparare, ma anche tante esperienze con i propri compagni, esperienze che probabilmente non torneranno più. Durante il lockdown, inoltre, non abbiamo avuto la possibilità di vederci, di incontrare le persone che amiamo, gli amici, i parenti, i fidanzati, quindi ci siamo ritrovati soli e chiusi. Quindi direi che questa cosa è quello che probabilmente ci ha colpiti di più, perché ci ha fatto sentire quanto la presenza dell'altro in realtà fosse importante e all'improvviso invece il prossimo era proprio quello da cui dover mantenere le distanze e quasi avere paura. Insomma, è una cosa che ci ha colpiti sì fisicamente, sì economicamente, ma anche psicologicamente, e credo che tutti in un modo o nell'altro ne abbiamo risentito. Anche per me personalmente, soprattutto la prima parte dell'anno è stata molto difficile. Diciamo che dal punto di vista dell'adozione io e Riccardo eravamo bloccati. I nostri documenti sono partiti a gennaio per il Perù, ma non era la prima volta che li mandavamo, era tipo la terza o la quarta volta, perché il Perù continuava a chiederci documenti aggiuntivi. Inoltre avevamo alle spalle un ente che non ha saputo assolutamente lavorare bene con noi, è arrivato il coronavirus e il paese, il Perù, era completamente bloccato, quindi il nostro percorso adottivo sembrava arrivato a un punto morto. Il primo lockdown inoltre mi ha chiaramente colpita anche personalmente, nel senso che io riconosco di essere stata molto fortunata perché ho continuato a lavorare e vivo in campagna e questo sicuramente mi ha aiutata a sopportare la chiusura. Però in ogni caso
ho dovuto passare molte settimane senza poter vedere i miei e ho trascorso la prima Pasqua della mia vita senza i miei genitori, quindi è stata sicuramente un'esperienza dura anche per me. Sono qui però anche per parlare degli aspetti positivi del 2020, perché nonostante tutto ci sono anche degli aspetti positivi. Uno lo conoscete già ovviamente, ed è il fatto che io l'8 giugno sono diventata mamma, io e mio marito siamo diventati genitori di una splendida bambina di 6 anni che si chiama Katia. Quindi questa sicuramente è una notizia meravigliosa che ha reso il 2020, nonostante tutte le sue difficoltà, l'anno più bello della mia vita. Non posso negarlo, perché ovviamente è stato l'anno in cui è nata la mia famiglia, la mia nuova famiglia. Il 2020 quindi mi ha vista diventare mamma, andare a conoscere la mia bambina, e adesso vi lascio qualche breve video dei nostri primissimi giorni insieme. Non li ho mai condivisi perché appena tornati dal nostro viaggio ancora non mostravo la bambina in video. Adesso invece che abbiamo tutti i documenti del tribunale posso farlo, e quindi vi lascio qualche breve immagine dei nostri primi giorni insieme. Pronta? Forte? Forte! Oh! Ai! Tocca al babbo, ricordatelo, eh! I bambini grandi, grandi come me. Vai, gira, rigira. Dai, amore, saluta. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Io mi chiamo? Io mi chiamo Katia. E voi? E sono una bambina? Sono una bambina malandrina. Malandrinona. Ciao nonni. Non vedo l'ora? Ma vedo ora di incontrarvi. Dai un bacino? No. Brava! Anche in questo caso posso dire di essere stata fortunata, perché l'abbinamento con Katia è avvenuto proprio durante i mesi estivi, il piccolo arco di tempo in cui in Italia i casi di Covid erano calati, e quindi abbiamo avuto la possibilità di viaggiare e di incontrare la nostra bambina. Inoltre il fatto di rimanere chiusi in casa sia per il primo lockdown che per quello più recente mi ha permesso in realtà anche di trovare qualcosa di positivo in tutto questo, perché ho esplorato me stessa, mi sono dedicata a conoscermi meglio e a fare delle cose per le quali non trovavo mai il tempo prima, perché sono sempre stata una persona molto occupata che non riesce mai a trascorrere un'ora in relax, e quindi essere costretta a rimanere a casa mi ha permessa di approfondire delle materie che io ritenevo molto interessanti, come per esempio la mindfulness. Infatti, grazie a questo e grazie alla maternità che mi ha fatta rimanere a casa per 5 mesi, sono riuscita a concludere il corso di mindfulness che avevo iniziato tanto tempo fa e a ricevere il mio attestato. Inoltre, il 2020 ha visto la nascita del mio sito internet martinabelli.it, un sogno che avevo da tanto e che ospita adesso anche il mio primo corso di crescita personale, Riparto da me, che è uscito proprio il 2 dicembre. Inoltre, durante l'anno 2020 ho terminato di scrivere il mio secondo romanzo, anche questo grande successo, perché comunque era un progetto al quale lavoravo da tanto. Insomma, le cose positive durante il 2020 ci sono state, e io voglio ricordarmi di quelle. Non perché sia giusto cancellare le difficoltà o i momenti brutti, sarebbe impossibile e sbagliato, ma voglio ricordarmi che anche nei momenti peggiori ci sono sempre degli eventi positivi, c'è sempre qualcosa di bello che succede, anche se è piccolissimo, dobbiamo solo imparare a notarlo. Ecco perché alla fine dell'anno mi piace anche parlare dei successi e delle cose belle che sono accadute, e soprattutto quest'anno che è stato insomma un anno molto difficile.
Passiamo adesso ai buoni propositi per il 2021. Ovviamente l'augurio che mi faccio un po' per tutti è che finalmente questo virus venga sconfitto. Un'altra cosa buona accaduta alla fine del 2020 è stata proprio la scoperta del vaccino, che dovrebbe farci uscire da questo tunnel. In ogni caso, a parte questo, il 2021 vorrei che fosse un anno carico di nuove esperienze. Prima di tutto, quindi, mi auguro di avere sempre nuovi progetti, sia familiari che personali, da portare avanti con passione come ho fatto fino ad ora, quindi continuare ad essere curiosa, di imparare sempre qualcosa in più. Spero anche di continuare il mio percorso di crescita personale, di diventare una persona quindi più consapevole, più presente e capace di vivere veramente ogni giorno della mia vita in piena consapevolezza e rendendomi conto delle tante cose belle che accadono ogni giorno. Un altro buon proposito che faccio è quello di essere più gentile. In realtà mi sono resa conto che probabilmente la cura per tutti i mali è la gentilezza, e credevo che il lockdown, il primo lockdown soprattutto, ci avrebbe fatto capire quanto importanti sono i rapporti umani ed essere quindi gentili e amorevoli col prossimo. Purtroppo non è stato così, almeno dal mio punto di vista. Molte persone hanno accumulato ansie e paure, e questo le ha portate ad essere più scontrose e a diffidare del prossimo. Spero che questo in realtà cambi quando la vita tornerà alla normalità. Spero che tutti riscoprano quanto sia importante la gentilezza, che poi alla fine risolve praticamente ogni problema. E io personalmente voglio cercare di essere più gentile e anche di essere più caritatevole, perché il 2020 ha visto crescere in maniera esponenziale il numero dei poveri in Italia, e quindi mi ripropongo di fare delle azioni che possano nella pratica aiutare il prossimo. Infine, un paio di buoni propositi un po' più tangibili. Il primo è quello di riuscire a pubblicare almeno 2 articoli al mese sul mio sito, che purtroppo non ho seguito in maniera regolare negli ultimi mesi, e di far crescere questo canale. Questo è un progetto al quale tengo tantissimo, l'ho iniziato tanti anni fa e ogni volta che cresce anche soltanto un po', per me è una gioia immensa. Avrete notato che questi video stanno diventando sempre migliori, soprattutto grazie all'aiuto di Gabriele, che è qui dietro davanti a me, dietro la telecamera, che mi ha aiutato ad aumentare la qualità dei video che propongo qui su YouTube e che crede in questo progetto, perché so che in realtà quando c'è qualcuno che crede nella stessa cosa nella quale crediamo noi è più facile raggiungere quell'obiettivo, e per me è stato così. Quindi investiremo ancora più tempo, ancora più energie in questo canale, e spero che diventi uno spazio sempre più grande. Infine, l'ultimo buon proposito, quello che non può mancare, è quello di leggere tanti bei libri durante tutto il 2021. Quindi scoprire tanti nuovi bellissimi autori e tante nuove storie nelle quali immergermi ogni giorno dell'anno. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri buoni propositi, ma soprattutto fatemi sapere quali sono state le cose belle del 2020, dell'anno appena trascorso. Ogni anno ripropongo a voi di fare questo esercizio, di elencare le cose belle, e nei commenti leggo delle cose meravigliose che scaldano il cuore, quindi condividiamo la bellezza. E niente, io vi saluto e vi do appuntamento a prestissimo con un altro video. Ciao!